Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Buonasera e benvenuti a Ricette per Vivere Bene. Siamo tornati a trovare Elena Tritto. Buonasera. Ciao Elena, grazie per essere di nuovo nostra ospite, anzi in verità siamo noi che siamo da te a Parma. Sì. E oggi perché hai scritto un nuovo libro, infatti, giusto? Sì. Siamo qui per presentare questo mio nuovo libro che è uscito da poco. Ecco, un libro che si chiama, si intitola Free, già dal nome si capiscono, si intuisce almeno il contenuto, anche perché ti conosco. Sa che insomma tu sei innanzitutto, ricordiamolo per chi non avesse visto altre puntate con te, Elena, tu sei consulente di alimentazione secondo la medicina tradizionale cinese, inoltre sei insegnante di cucina di casa e sei sempre impegnatissima tra corsi, show cooking e iniziative varie ultimamente anche per la presentazione di questo tuo libro, che è nato come? Raccontaci. Allora, a dire la verità non parte da una mia idea, come è stato per esempio il primo libro, Il Tao e l'arte dei fornelli, e Free invece mi è stato commissionato dalla casa editrice che ci ospita qui oggi, che è Food, e partendo da quella che è la mia esperienza, che è data già da qualche anno, dove io collaboro con una delle riviste di questo gruppo che si chiama Fior Fiore in Cucina, e in quella specificamente mi occupo della sezione Senza, in questo caso in italiano, Free invece lo riprende, e queste ricette che tutti i mesi escono su questa rivista, sono 8, hanno sempre un ingrediente mancante, per cui o sono ricette senza sale, o sono ricette senza zucchero, o sono ricette senza glutine, o sono ricette vegane invece senza proteine animali. Ecco, quindi diciamo che nello specifico si rivolgono anche a persone che hanno magari problematiche particolari, penso ai celiaci che non possono mangiare il glutine, ma anche a chi vuole seguire una certa alimentazione e stare attenta nell'uso di certi alimenti che insomma si sa che bene non fanno, per esempio in particolare lo zucchero, no? Più si limita l'uso di zucchero, il consumo di zucchero. Quindi se grazie a te oggi riusciremo a scoprire qualche ricetta dove che magari gustosa, buona, dolce, senza aver usato lo zucchero, voglio dire, tutto di guadagnato, anche perché siamo all'interno della nostra trasmissione che si chiama Ricette per vivere bene, e quindi insomma siamo contenti di questa opportunità che abbiamo oggi. Vorrei che tu innanzitutto dicessi quali ricette intendi preparare. Allora, oggi vedremo alcune ricette tratte dal libro e partiamo con un primo piatto. Che sono le chicche di patate con farina di castagne al cavolo nero. La particolarità di questa ricetta è essere senza glutine e senza uova, e utilizziamo però non dei preparati industriali senza glutine come solitamente si fa nell'alimentazione per celiaci. Ecco, una precisazione riguardo al libro: Free non è un libro pensato per patologie particolari, ma è invece un libro pensato soprattutto per provare ricette nuove e per fare ogni tanto una sospensione da questi alimenti che per noi sono fin troppo presenti nell'alimentazione di tutti i giorni. Penso soprattutto alla farina bianca e allo zucchero, che sono effettivamente presenti nell'alimentazione standard almeno 5 volte al giorno. Quindi vedere delle ricette che sono buone, che sono facilmente realizzabili con ingredienti che si trovano anche facilmente anche nella grande distribuzione, è la finalità di questo libro, anche per far nascere delle curiosità. Cominciamo con questo primo piatto. Abbiamo come ingredienti le farine, alcune farine senza glutine, che sono la farina di castagne, l'amido di mais. La presenza dell'amido di mais nelle ricette dove non abbiamo l'uovo
e dove invece solitamente ci dovrebbe essere, ha una funzione di legante, oltre che di alleggerimento degli impasti. Nel libro c'è una sezione iniziale con le sostituzioni possibili, quindi una sezione dedicata alle farine, una sezione con una grafica anche molto accattivante dedicata alla sostituzione dell'uovo e tutti i possibili sostituti suddivisi per varie preparazioni. E quindi c'è anche un supporto tecnico proprio per orientarsi bene per chi magari non ha molto dimestichezza Ecco, con infatti, questi tu dai come delle ingredienti. istruzioni, proprio al di là delle Sì, ricette, spieghi c'è la parte cosa si iniziale può invece che utilizzare sono come gli strumenti di sostituto. lavoro e il carrello della spesa. E quest'ultima farina invece è la farina di riso che ci servirà per spolverare il ripiano e per fare in modo che poi una volta che le nostre chicche siano pronte, verranno spolverate con questo in modo che non si Non si attacchino. attacchino, certo. Allora, cominciamo con il mescolare le due farine iniziali, che sono la farina di castagne e l'amido di mais. Le andiamo a setacciare in modo che si mescolino Sì. bene. Possiamo usare un semplice coccolino, in questo caso io uso questo attrezzo che è quello che di solito noi usiamo per spargere lo zucchero a velo, ma è perfetto anche per essere usato Per le farine, sì. Sì, per omogeneizzare le farine. Ecco, a questo punto abbiamo mescolato le due farine. Andiamo ad aggiungere le patate, che io ho già provveduto a lessare, a Sì. sbucciare, a passare, perché l'ingrediente di base sono appunto le patate, perché appunto è una sorta di piccolo gnocchetto con le patate, però anziché usare la farina di grano, che è quella che noi normalmente usiamo quando facciamo gli gnocchi, usiamo una farina un po' più particolare che è la farina di castagne, che darà a questi gnocchi un sapore dolce, che però noi adesso andiamo a bilanciare con il cavolo nero. Queste sono le foglie di cavolo nero che io ho provveduto mentre vi aspettavo a lessare e a passare. In questo caso le ho proprio passate col passaverdura perché è molto fibroso il cavolo, quindi per non avere poi le fibre all'interno della preparazione è abbastanza liquido, Sì, vedete ma quindi questa? No, senza l'aggiunta di acqua viene così liquido. utilizzeremo questo con la funzione legante appunto del. Che dà quel bel colore verde Sì, e che poi poi dà anche questo aggiunge colore tutti i nutrienti delle particolare verdure, insomma, a questo e anche piatto, no? il sapore del cavolo che è lievemente amarognolo, si accorda molto bene con la dolcezza invece della farina di Ah, giusto. castagne. Quindi un piatto che mi fa pensare anche ai bambini perché si sa che loro amano le cose colorate, belle, per cui avere un gnocchetto verde magari Sì, può essere potrebbe uno essere un. stimolo in più, soprattutto se poi li si coinvolgono nelle Sì, nella preparazioni. preparazione, sicuramente questa è una cosa divertente, fare gli gnocchi di solito ai bambini piace molto. Vedete che dobbiamo semplicemente compattare questi ingredienti per arrivare ad avere la consistenza morbida dell'impasto che di solito abbiamo per gli Sì. gnocchi. Ci aiutiamo anche con la spatola per raccogliere tutto. Ci si sporca un po' per questa preparazione, ma è anche il bello, è quello che soprattutto se lo facessimo insieme ai nostri bambini piacerebbe moltissimo Sì, anche ai mettere le nostri, mani in pasta sì, proprio anche ai così. nostri bambini. Ecco, Certo. dobbiamo ottenere un impasto di media consistenza. Ecco, adesso dobbiamo fare un'operazione che è un trucco di cucina che consiglio alle persone che non hanno molta dimestichezza per vedere se l'impasto tiene la cottura, perché a volte succede che uno si mette lì, fa tutto il suo bell'impasto, prepara gli gnocchi, poi li cala e questi si squagliano nell'acqua perché probabilmente non era corretto il rapporto fra la farina, la parte amidacea e le Diciamo che patate. magari un esperto come te si rende già conto dalla Sì, consistenza però io, dell'impasto. siccome questo è un impasto particolare, preferisco Preferisci fare anche tu il fare il. test? Beh, allora direi che lo dobbiamo fare tutti. Allora, intanto mettiamo un pochino di farina per evitare che l'impasto si attacchi. E io vado a mettere sul fuoco il pentolino. Insomma, fai una prova di cottura Faccio una vera e prova di propria. cottura con una pallina e poi procediamo a realizzare gli altri gnocchi. E volevo sapere da te, Elena, quindi immagino riguardi soprattutto la preparazione dei primi, l'utilizzo di farine senza glutine. E quindi in questo caso hai usato la castagna perché ben si lega
agli altri sapori, che come per esempio il cavolo nero, eccetera. Oppure come li prepari? Con quali farine senza glutine? Allora, gli gnocchi che possiamo fare gli gnocchi per esempio facendo un misto di amido di mais, sì, sempre, perché questo deve essere sempre presente, un po' di farina di riso e la farina di grano saraceno, mm-hmm, per esempio, che è un'altra farina che poi fa parte della nostra tradizione alimentare di alcune regioni italiane, soprattutto regioni del nord con la presenza di montagne, perché il grano saraceno comunque viene molto utilizzato nelle cucine del nord. E in questo modo cambia completamente il sapore, perché il grano saraceno ha un sapore molto definito. Mm. Noi abbiamo usato il cavolo nero proprio per questo contrasto. Il grano saraceno, quindi. E il grano saraceno avrei abbinato la zucca, magari, mm, o poi avrei potuto fare anche una purea di broccoli, quindi le possibilità poi di variazione sono tante. Per il grano saraceno, per esempio, avremmo potuto mettere una purea di rapa rossa e così avere degli gnocchi con un bellissimo colore rosso, come è quello che dà il succo di rapa rossa, per esempio. Sì, le possibilità di variazione sono importanti, ecco, sono tanti. Non bisogna pensare di sostituire quindi la farina di grano con una delle farine che indichi tu senza avere certi accorgimenti. Sì, insomma. Ecco, okay. Noi le chicche hanno circa questa dimensione, mm-hmm, adesso stiamo aspettando che l'acqua arrivi a bollore, ne caliamo una per vedere se è sufficiente la tenuta di questa chicca. Tra l'altro è una cottura velocissima, sì, giusto? Infatti vengono, quindi, adesso quando vengono devo, a galla, sì, le devo preparare tutte, poi dopo prepariamo il condimento. Mm-hmm. Dopodiché, intanto che facciamo questo esperimento, vogliamo annunciare ai nostri telespettatori quale sarà il piatto successivo? Allora, il piatto successivo è un secondo piatto. Sì. Noi abbiamo una sezione all'interno del libro che si chiama Lunch Box. Abbiamo abbondato con questi termini anglosassoni semplicemente per indicare un capitolo di preparazioni adatte ad essere trasportate anche al lavoro, visto che sempre più persone per necessità lavorative devono pranzare fuori casa, c'è comunque una tendenza a riscoprire la possibilità di portarsi del cibo fatto da casa, e quindi abbiamo messo questa sezione di preparazioni e ricette che si prestano ad essere trasportate. Ed è sufficiente solo riscaldarle un attimo per poterle gustare in tutta la loro fragranza. Di questa sezione abbiamo scelto le polpette con i piselli e il pesce. Anche questa è una ricetta senza glutine e senza uova, che di solito piace moltissimo anche ai bambini. Diciamo che qui abbiamo fatto una variante speziata, che però i bambini con un palato avvertito possono sicuramente apprezzare, mm-hmm, anche loro. Come... Va bene. Intanto vediamo il nostro gnocchetto si è un po' sfaldato, quindi dobbiamo aggiungere ancora un pochettino di amido. Quindi Lena, insomma, serviva davvero questo test, sì, perché come tu scrivi nel libro c'è una nota dove specifichi che l'uso di queste farine è sempre da personalizzare, perché ecco, dipende per esempio dalla qualità della farina, dalla macinatura, dal fatto che uno utilizzi una farina biologica piuttosto che una farina convenzionale, dalla granulometria, si dice in termine tecnico. Quindi le indicazioni sono per il materiale e gli ingredienti che noi abbiamo utilizzato, e magari a casa bisogna avere questa accortezza, come io ho fatto, di vedere il nostro gnocco che invece quindi si è squagliato la ricetta, sì, leggermente, volendo, sì, poteva anche andare bene. Poteva anche andare bene. La ricetta, voi telespettatori che ci guardate, però con questo asterisco, no? Sì. Eventualmente di fare la test. Prova, la prova pentolino prima di procedere a fare tutto. Quindi se si squaglia bisogna aggiungere un pochino di maizena in questo caso, no? Sì, io ho aggiunto un pochettino di amido di mais, perché invece questa, che è la farina di riso, che è più secca, più impalpabile, serve per fare in modo che non si appiccichino. Per formare le palline più, sì, agevolmente. E poi per fare in modo che non si attacchino al piano di lavoro e non si attacchino fra di loro, se magari le preparate un attimo prima e le fate riposare una o due ore prima di... Sarebbe consigliabile quindi questo? Non è indispensabile, però se aiuta. Per caso invece lo doveste fare, è necessario che ci sia questa... Ecco, questa è un'operazione che a molti bambini piacerebbe fare, quella di mettersi lì e di fare queste palline. Adesso noi ne realizziamo quelle che servono per un piatto. Sì. E è molto interessante il discorso che tu riporti circa l'uso, come diciamo adesso, delle farine, ma anche delle diverse bevande vegetali che si conoscono come, sì, latte di riso, latte di mandorla. Ecco, quando abbiamo delle ricette tradizionali le vogliamo trasformare.
Sì. C'è qualche indicazione che puoi darci? Penso a una besciamella che serve per un piatto magari salato, piuttosto che a una crema dolce che prevede appunto... Sì. Nella ricetta tradizionale. Allora, solitamente per la sostituzione del latte di mucca, che però potrebbe anche essere un altro latte animale come il latte di capra o di pecora che alcune persone utilizzano, il criterio che ci guida nella scelta è appunto il tipo di preparazione. Se noi facciamo una preparazione di tipo salato e non abbiamo problemi di allergia con la soia è sicuramente il latte ideale per fare le besciamelle, per fare le vellutate, è quello che è anche la miglior resa, avendo anche una discreta percentuale proteica. Certo è che nei dolci, a meno che siano dolci a base di cioccolato, dove ci sono degli ingredienti con un sapore molto forte, che quindi contrastano il sapore leggermente di fagiolo, perché la soia è comunque un legume, quindi è normale che il latte, la bevanda che noi ricaviamo dalla soia abbia un vago sapore di fagiolo. In questo caso appunto io consiglio di utilizzarla nelle preparazioni salate. Scusate. E mentre invece se io devo fare un dolce, io preferisco utilizzare il latte di riso. Se è un dolce al cucchiaio che deve avere una consistenza più, come dire, burrosa, meglio il latte d'avena, che è leggermente più grasso. Sì. Però è ovvio che poi la scelta mi guiderà nella scelta delle bevande vegetali, se devo utilizzare una bevanda con glutine o senza glutine. Ecco, quindi certo. Senza glutine sicuramente glutine. Il latte di soia, sì. Senza glutine il latte di riso, però l'avena invece consiede una piccola percentuale di glutine, quindi nel caso sia una lieve intolleranza lo posso usare tranquillamente. Sì. Se invece fosse proprio un problema di malattia e quindi di celiachia, non posso usare il latte di avena. Certo. Altri latti magari di uso un pochettino meno frequente, c'è anche il latte di miglio, che ha un sapore gradevolmente dolce, e anche questo è senza glutine. Latte di miglio che tra l'altro i pediatri consigliano anche per i bambini proprio piccoli quando si inizia lo svezzamento. Sì, come alimento però di completamento, perché sì. Non dobbiamo mai farci trarre in inganno da questa dicitura di latte, parliamo di bevande con un apporto sia calorico che proteico molto molto differente rispetto al latte vero e proprio. Certo. Intanto io procedo a fare queste... E io intanto annuncio nella seconda parte della trasmissione che faremo anche dei dolci. Certo. Dolci che in realtà si prestano più a una colazione, no? Che sì. Non a un dessert, anche perché in realtà il dessert a fine pasto non è consigliatissimo, no? Chiudere giusto la medicina tradizionale cinese, cosa dice al riguardo? Ma di solito la tradizione proprio anche gastronomica cinese non prevedeva la conclusione di un pasto con qualche cosa di dolce, mentre invece magari qualcosa di dolce lo si mangiava in uno spuntino, quindi oppure possiamo utilizzare qualcosa di dolce nella colazione, ma con caratteristiche particolari che spiegherò meglio quando sì, poi quando vedremo le prossime ricette. Ok. Intanto procedo con le nostre chicche e il ragù. Ecco, adesso invece facciamo un sugo di condimento, che è un classico sugo al pomodoro però arricchito, perché sì. Utilizzeremo anche una crema che andremo a fare con la ricotta di pecora, con le noci, e poi alla fine per chi vuole può fare una bella spolverata di pecorino. In questo caso non abbiamo usato latte di mucca, ma perché questa ricetta ci stava bene un sapore più intenso come quello appunto dato da un latticino fatto con il latte di pecora. Ok, quindi un sughino che sarà sì, sia sughino morbido rosato, che croccante, sì. Perché c'è la frutta secca che dà... Sì, la frutta secca però viene frullata, quindi... Ok, però leggermente sì, sentiremo sicuramente. Ecco, ne faccio ancora due, giusto per fare per un bel piatto che poi dopo andremo ad assaggiare alla fine. Allora, intanto che stai lavorando, volevo sapere anche da te quali sono i prossimi tuoi impegni. Dunque, le date esatte in questo momento non le ricordo, però per la prima parte di questo anno ho in programma ancora un incontro presso la Casa d'Oro di Fidenza, dove io collaboro già da diversi anni, e faremo un incontro stagionale dedicato alla primavera con ricette che si adattano a menu familiari,
di solito sono più orientati verso la cena e così metteremo insieme quelli che sono i consigli della medicina cinese e che cosa appunto questa pratica così antica ha da dire nella scelta degli alimenti per le famiglie con bambini piccoli. Intanto abbiamo preparato le chicche che ci serviranno per dimostrarvi il piatto. Mi vado a lavare le mani per procedere al ragù che Allora, sì, diciamo il lo condimento di accompagna. queste chicche, tanto qui l'acqua bolle, Sì, l'acqua sta come bollendo, ma dicevamo la sposto. basteranno proprio giusto un paio di minuti Sì, per la però le cottura. cuociamo subito dopo aver fatto il sugo perché non possiamo lasciarle troppo tempo. Ah, ok. Quindi spostiamo questo un attimo qui, che tanto resta caldo, e prendiamo invece la nostra pentolina per preparare il condimento. E prevede un piccolo soffritto, Sì, mettiamo un perché la pochino medicina d'olio. tradizionale cinese, tra l'altro, consiglia di usare i fritti al di là, vabbè, adesso del discorso del soffritto, no? Non è Allora, un tipo di cucinare che è è una sconsigliato. cucina, un po' come la cucina italiana e come la cucina francese, estremamente varia, con tantissime cucine regionali, come abbiamo per esempio noi in Italia, e con tantissime tecniche di cottura. La tecnica di cottura al salto, che prevede di far cuocere degli ingredienti in olio caldo, che non è la frittura in questo caso, è sempre molto presente, perché la medicina cinese dice che usare un olio cotto e fare saltare gli ingredienti nell'olio dà più dinamicità al piatto, lo rende più facilmente digeribile. La medicina occidentale direbbe che questo olio cotto stimola la nostra colecisti e quindi stimolando la colecisti si stimola per esempio una maggiore regolarità del transito intestinale. E di fatto questi tipi di cottura sono molto presenti anche nella tradizione italiana. Sì, Ecco, quindi va bene sia per la nostra ecco, tradizione sia devo dire per... che io mi occupo di medicina cinese da una decina d'anni e la medicina cinese declinata nel discorso dell'alimentazione, ci sono tantissimi punti di contatto fra quelle che sono le tradizioni gastronomiche italiane, regionali e quelle che invece propone la medicina cinese. Veramente molto interessante studiare questi aspetti. Prendo la salsa di pomodoro, perché comunque questo sugo. Un po' di aglio hai messo. Sì, l'aglio lo insaporisce in questo caso. E sul pomodoro ti chiedo una cosa, secondo la macrobiotica il pomodoro è una solanacea e quindi la solanina non fa bene, Sì, non va c'è bene per il questo, mentre fegato. invece questa è una tendenza di tutte le medicine. Stavo cercando il sale, scusate, eccolo qua. Mettiamo un pizzico di sale perché un po' deve essere saporito. Allora, per la medicina cinese, la dietetica collegata, non ci sono alimenti tabù, come invece ne abbiamo in molte tendenze dell'alimentazione naturale in Occidente. Ma gli alimenti hanno delle caratteristiche e queste caratteristiche li rendono più o meno adatti al consumo delle persone a seconda del loro equilibrio energetico. Per cui il pomodoro, per la medicina cinese, è un alimento estremamente dissetante, rinfrescante, nutre i liquidi e quindi è molto adatto per quelle. Infatti, tant'è che il pomodoro solitamente nasce in estate ed è proprio in estate che dà il meglio di sé perché appunto aiuta a dissetarci, aiuta a reintegrare i liquidi e ci rinfresca. Poi dopo il pomodoro per noi è un alimento che si presta alla conservazione, in questo caso noi abbiamo usato veramente una piccola quantità di pomodoro che ci serve per dare il colore rosato che sta così bene in questo piatto, però ne abbiamo usato veramente una quantità molto piccola. Diciamo che questo è più un aspetto proprio di gastronomia che rende il piatto più interessante. Però sono contenta del fatto che tu ci abbia dato questa spiegazione perché la rubrica si chiama Ricette per vivere bene, per cui noi ovviamente ascoltiamo tutti gli esperti che Sì. invitiamo come te, Elena, nella nostra trasmissione e ognuno di noi poi deve fare tesoro delle informazioni che E soprattutto le raccoglie. deve Deve sì. ascoltare il proprio E corpo, no? deve sapere qual è il proprio equilibrio per scegliere gli alimenti più adatti. È una visione un pochettino diversa
io trovo molto più affascinante e richiede però più impegno, perché è più facile invece, perché questo è più tipico del pensiero occidentale, bianco, nero, fa bene, fa male, e invece nella medicina cinese c'è sempre questa avverbio che dice, questo verbo che dice dipende. Certo, e beh, insomma, questa cosa di individualizzare la dieta mi sembra davvero molto interessante, penso che dovrebbe sempre valere. Benissimo, allora adesso sto provvedendo la seconda parte del sugo. Del sugo. Okay. Però noi ci salutiamo con i nostri telespettatori per qualche minuto di pubblicità. Quando torniamo finiremo questa preparazione, sì. Giusto? A fra poco. Il sugo, quindi. Sì, il sugo delle nostre chicche e poi tutte il altre varie cose. A tra pochissimo. A presto. When we're all together dancing cheek to cheek. When we're all together dancing cheek to cheek. Ben ritrovati amici di Ricette per Vivere Bene, siamo con Lena Tritto e stiamo preparando delle chicche. Sì, che sono già pronte, adesso ci dobbiamo preparare per calarle nell'acqua. Prima però di fare questo abbiamo avviato l'ultima parte del condimento, in questa ciotola come avete visto prima c'è la ricotta di pecora e le noci e adesso dobbiamo andare ad aggiungere il nostro pomodoro che abbiamo aglio e pomodoro. Sì, che abbiamo già fatto cuocere con l'olio e l'aglio. Ecco, questo sughetto praticamente andrà frullato e poi ci servirà per impiattare le nostre chicche. Allora, lo frulliamo subito, che così... Come dicevamo, le chicche si aspetta all'ultimo prima di cuocere. Ecco, questo sugo avrà un aspetto abbastanza rosato. Sugo tutto sommato molto rapido da preparare, sì. Basta cuocere leggermente la salsa di pomodoro, 10 minuti di cottura di salsa di pomodoro e un minuto per frullarlo. Ecco, ovviamente qui ho scelto la noce perché è più invernale, perché ha un sapore più rotondo, se ci fossero problemi con le noci possiamo usare anche le mandorle, o se vogliamo declinare più in senso cinese questo piatto e sostenere di più la digestione potremmo usare le nocciole. Questo è. Oppure ancora un'altra cosa che ci suggerisce la medicina cinese, potremmo utilizzare i pinoli perché i pinoli hanno una funzione più nutriente sul sangue. Questo però è un concetto di medicina cinese. Intanto io rimetto su l'acqua. Sì, purché sia frutta secca, Lena, ci sta sempre bene. Sì, poi diciamo dipende dal momento dell'anno. Tutta la frutta secca, sì, per la medicina cinese ha un effetto estremamente nutriente e molto umidificante, perché la frutta è ricca di olio, tutta la frutta secca. E quindi è sicuramente un ottimo alimento che noi possiamo utilizzare per tutte le fasce d'età, i bambini in particolare. E poi l'altra caratteristica è che sono alimenti estremamente ricchi di vitalità. Perché sono dei semi. Parlando di medicina tradizionale. E quindi nella nostra alimentazione non dovrebbe mai mancare la presenza di questi alimenti così importanti e anche così gustosi, perché in cucina ci aiutano a fare un sacco di cose. Certo, sì. Allora aspettiamo che riprenda il bollore. Perché insomma stiamo parlando di cucina sana, ma questo non significa non buona, anzi, no. Assolutamente. Ecco, anzi, questo è un concetto che io ribadisco molto spesso anche ai miei clienti, che per quanto il cibo scelto sia il più opportuno per il proprio equilibrio energetico, se il cibo non è buono crea comunque una sorta di blocco anche a livello digestivo e le persone poi abbandonano subito questa pratica. Infatti nell'antica tradizione cinese spesso il medico era anche cuoco, proprio perché c'era questa grandissima importanza di un'alimentazione corretta come prima prevenzione e poi anche nel caso invece ci fosse un disequilibrio, una malattia, come grande aiuto anche per rimettersi in salute. Beh, comunque lo sappiamo tutti che insomma curarsi con l'alimentazione prima di dover prendere dei farmaci si dice prevenzione primaria. Esatto, quindi insomma è davvero... Vado a calare le chicche che sono... l'acqua è pronta. Anche questa è una cottura velocissima, ci vuole più tempo a cuocere. La parte lunga di questa ricetta è la cottura delle patate e della verdura poi alla fine. Però poi la cottura si fa da sola, quindi sì.
Bisogna solo prevedere il tempo per farla, ma non è un impegno poi, no? Sì, adesso noi dobbiamo attendere che ritornino a galla. Sì. Una volta che sono venute a galla, aspettiamo 30 secondi in modo che le farine che sono all'interno della preparazione abbiano il tempo di cuocersi e poi dopo semplicemente li cogliamo e poi andiamo ad impiattare. Ecco, prima parlavamo del fatto che tu hai proposto tante ricette che non contengono determinati alimenti che spesso nelle persone danno intolleranze o allergie, per esempio il glutine, per esempio lo zucchero, insomma di tante cose ne abbiamo già parlato spesso, sì. Ma delle uova mai? Ci puoi dare qualche indicazione sul perché consigli di mangiare poche uova? Allora, il problema delle uova è quelle che fra virgolette sono occulte in tanti degli alimenti che noi mangiamo, specialmente se mangiamo spesso alimenti di tipo industriale, per cui soprattutto negli alimenti da forno, quindi biscotti, merendine, torte, dolci di vario genere, le uova sono sempre presenti. La problematica della presenza di queste uova è che spesso non sono uova di grandissima qualità o uova, per esempio, di galline allevate quantomeno all'aperto o biologiche o comunque non in gabbia, quindi questo purtroppo sulla provenienza delle uova, adesso qualche azienda comincia ad indicare che questo prodotto è fatto con uova di galline che sono allevate a terra quantomeno, sì. Non all'interno di gabbie. E quindi il discorso di togliere l'uovo da alcune preparazioni è per alleggerirci un attimo, non perché l'uovo sia un alimento che non va bene di per sé. Ho capito, chiaro. Sono alcune persone che hanno invece proprio un'intolleranza o addirittura un'allergia e in quel caso la scelta di sostituire le uova è obbligata. Nel caso invece di persone che non abbiano particolari problematiche è invece un modo per variare la propria alimentazione e utilizzare le uova invece in alcune preparazioni dove sono protagoniste, ma usare uova di qualità. Per esempio, visto che tu le uova le proponi a colazione, sì. Poi ne parleremo sì, anche infatti, della colazione. Nella prossima ricetta, adesso attendiamo un attimo che vengano a galla, ancora non ci sono. Comunque, per esempio, anche in questa preparazione che noi che stiamo per servire, solitamente spesso in molte ricette di gnocchi, perché poi di fatto queste chicche sono gnocchi, c'è la presenza dell'uovo, ma spesso invece la presenza dell'uovo la si può evitare in questo modo alleggerendo il piatto. Mm-hmm. E anche questo discorso di aver fatto questo libro di ricette senza, è anche per dare una mano, perché ora, visto che queste intolleranze, questi discorsi anche legati a scelte etiche per cui noi eliminiamo alcune cose dalla nostra alimentazione, per una padrona di casa che deve invitare delle persone a volte diventa un grattacapo riuscire a fare qualcosa, sì. E la scelta invece di ricette gradevoli che sono poi buone per tutti consente di realizzare dei piatti che possono essere gradevoli e graditi per tutti. È vero, questo sì. Questo è importante. E la persona che deve preparare così non si deve sobbarcare il lavoro doppio di fare invece due cose. È vero, diverse, anche perché quelle che proponi tu sono tutte buonissime, io le ho assaggiate tutte e su quello non ci piove, per cui piacciono veramente a tutti i palati, insomma. Sì, tu hai già avuto occasione di assaggiare diverse delle più mie di una cose. Volta e... Ci siamo, adesso dobbiamo attendere che... Come sempre gli gnocchi devono venire a galla per essere pronti, e questo è il segnale che dice è una questione fisica, probabilmente quando la farina gelatinizza allora fa in modo che vengano alla superficie e ci siamo quasi. Quindi adesso ci prepariamo per... Sì, adesso tiriamo via questo per che le così polpette. Facciamo e ci prepariamo ad impiattare questo piatto. Piattiamo questo e poi cuciniamo le polpette. E poi partiamo con le polpette che sono uno dei piatti. Abbiamo già preparato il piatto per le nostre chicche, per l'impiatto. Mettiamo sotto un pochettino, veliamo il piatto con questo sugo, poi dopo ne metteremo un po' sopra. Tu Lena, dove hai studiato la medicina tradizionale cinese? Io ho studiato presso Scuola Tao di Bologna e specificamente ho fatto il corso di dietetica secondo la medicina cinese, mentre invece quello che riguarda le mie conoscenze di cucina sono un'autodidatta, cucino da quando ero ragazzina e da che ho famiglia devo provvedere al pasto
tre volte al giorno. Qualche volta riesco a convincere anche il resto dei miei familiari a cucinare, però molto spesso. Beh, sarà difficile che accetti, dal momento che sei così brava tu, chi glielo fa fare? Ecco qui le nostre chicche. Poi possiamo spolverare un pochettino di condimento sopra. Dopo poi lo mettiamo in una salsiera a piacere da mettere in tavola per i nostri commensali. Ed ecco pronto il primo piatto free. Questo è un piatto senza glutine e sì, senza uova. E senza uova. Se vogliamo mettiamo un pochettino di pecorino grattugiato e il nostro piatto è pronto. È pronto e bello, davvero bello, sicuramente buono, poi l'assaggeremo. Sì, dopo poi faremo un assaggio nel backstage. No? Sì, a questo punto invece ci dedichiamo alle nostre polpette. Le polpette spesso si fanno quando si avanza qualcosa, no? Sì, volendo potremmo. In questo caso no, è una ricetta proprio che viene pensata fatta al momento, però sì, se per esempio avessimo fatto del pesce a vapore sì, che ci è rimasto, questo potrebbe essere ecco, un ottimo modo per un attimo solo che mettiamo sul fuoco. Quindi sono polpette che poi friggerai o... Io passo in padella, ma se una persona preferisce li può cuocere in al forno. Sì. Io anche per praticità di ripresa ho preferito farle certo, in padella perché è comunque anche più veloce farle in padella. Allora prima di tutto la cipolla in un po' d'olio e insieme alla cipolla facciamo cuocere i nostri piselli. Quindi sono piselli che hai già cotto, comunque sono freschi. No, questi sono, non siamo nella stagione dei piselli freschi, quindi in questo caso useremo i piselli surgelati, che però sono già stati fatti scongelare. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ecco, tutte le volte che cuciniamo le verdure, mettere un pochettino di sale nella prima fase serve perché loro rilasciano acqua, così corriamo meno il rischio di bruciarle. Ecco, cosa che non faremo se stessimo cuocendo della carne, perché questo poi invece farebbe... Ecco, allora, mentre sta andando un pochino il nostro... Qui abbiamo il pesce, nella ricetta io ho indicato pesce a carne bianca, e in particolare nella ricetta c'è la platessa, però va bene anche il merluzzo, va bene qualunque tipo di pesce a carne bianca. Carne bianca. Di solito sono pesci con un sapore abbastanza delicato, quindi abbastanza gradevoli anche per i bambini, anche perché qui vedrete che insaporisce la ricetta. Altre cose, ci sono le spezie in questa ricetta che adesso andremo a vedere una per una. Intanto lasciamo andare qui questo, quindi cuoce con il adesso coperchio, lo lasciamo cuocere col coperchio perché così possiamo alzare un pochettino il fuoco e passiamo agli altri ingredienti. Allora qui abbiamo sempre le patate che ci fanno da legante e che hanno un sapore neutro e che si accorda molto bene col sapore neutro del pesce. Ecco, poi queste polpette andranno panate e questa è un'impanatura senza glutine e senza uovo a base di farina di mais, la farina di pollo. È farina, non è farina? Ok. Sì, diciamo panatura perché è quello che dà il croccante ad un piatto, che può essere a base di pane, ma in questo caso, siccome anche questa ricetta è senza glutine, adesso queste foglioline che mi vedete ricavare sono foglioline di timo. Il timo ha queste foglioline molto piccole, quindi per poterle non possiamo fare mamma non mamma perché il tempo per la trasmissione non ce lo consente, quindi si sfilano dall'alto verso il basso. Il timo è un'erba aromatica molto utile, specie nelle stagioni in cui abbiamo problematiche legate a raffreddori, tossi, perché è un'erba proprio disinfettante dell'albero polmonare ed ha un aroma perfetto per abbinarsi col pesce. Infatti in tutte le cucine tradizionali mediterranee il timo viene usato abbondantemente e in questa panatura noi andiamo a mettere il timo in modo che le nostre polpette saranno ancora più saporite e profumate. Mentre noi facciamo questa operazione, così ce la troviamo già pronta per dopo, il nostro pesce insieme ai piselli sta cuocendo. Anche questa è una ricetta piuttosto veloce, ecco, se abbiamo tutti gli ingredienti pronti richiede non più di mezz'ora, comprese tutte le cotture.
E poi qui hai preparato altre spezie, servono sempre per questa ricetta? Sì, servono sempre per questa ricetta. Adesso abbiamo la curcuma, un pochettino di prezzemolo. La curcuma molto rossa questa, di solito è più gialla, mi sbaglio? No, scusate, mi sono sbagliata, la paprika. Ok, un attimo. No, perché la curcuma la utilizzo molto, quindi mi è venuto da dire curcuma. Okay. No, questa è la paprika, che è un peperoncino aromatico dolce. E questa? Questo invece è un curry dolce, che sì, è giallo in questo modo, perché contiene curcuma. La curcuma in tutti i curry che sono miscele di spezie è presente. Sì. Mi sono confusa fra i due colori. C'è poi una terza spezia che è lo zenzero. In questo caso noi usiamo lo zenzero fresco, sì, e per poterlo utilizzare ci serve il succo. Quindi in alcune preparazioni lo zenzero si usa a fette, si usa tritato. Io nelle preparazioni salate preferisco utilizzarlo in succo, perché secondo me si amalgama molto bene al resto dei sapori. Allora, lo zenzero è un tubero, quindi va pelato come se fosse una patata e poi lo dobbiamo andare a grattugiare. Mm-hmm. E toglimi una curiosità, come dicevamo forse all'inizio della puntata, ovviamente tu consigli sempre i prodotti a chilometro zero, sì, no? Se non l'hai detto oggi, l'hai detto le altre volte. Comunque, sì, questa volta non l'avevo ancora detto, sì. Lo zenzero si trova anche locale, viene sempre dal Perù? No, lo zenzero viene dai paesi caldi, mm-hmm, volendo in casa si può coltivare. Ah, e ci sono alcune tu persone, ce l'hai? No, io ci ho provato, ma poi è arrivata a metà e non ce l'ha più fatta, ah, perché come le patate lo zenzero fa i germogli, mm-hmm, quindi una volta germogliato noi lo possiamo mettere in terra, poi comincia a fare una bellissima, un bellissimo gambo verde. A questo gambo verde poi viene fuori un fiore giallo con un profumo di zenzero squisito, e intanto sotto cresce il tubero. Mm-hmm. Però ha bisogno di un clima caldo, quindi io sono arrivata a metà della sperimentazione, però so di persone che sono riuscite ad avere. E ce l'hanno proprio in casa o hanno una piccola serra queste persone? Penso in casa, io invece non l'avevo messo in un posto che non era. Ecco, allora, intanto abbiamo grattugiato il nostro zenzero, torno a guardare il pesce perché lo abbiamo abbandonato e non è bello perché magari ci siamo quasi. Mm-hmm. Sì, si vede che la carne è già praticamente cotta. Sì, ancora un minuto intanto che finisco di preparare gli ingredienti. Sì. Allora, e qui poi c'è un po' di prezzemolo. Qui giusto? C'è un po' di prezzemolo. Il prezzemolo è un'altra erba aromatica tipica della nostra tradizione mediterranea che non dovrebbe mancare mai, perché il prezzemolo ha un'azione che favorisce la digestione. Mm-hmm. In più è molto ricco di vitamina C, solitamente è disponibile tutto l'anno, quindi diciamo che ci dovremmo abituare ad usarlo spesso e ad usarlo anche a crudo. In questo caso entra nell'impasto delle polpette, però di solito il suo uso ideale è spolverarlo alla sulle pietanze. Perché non deve essere molto cotto, giusto? Sì, beh, questo cuoce comunque pochissimo. Perché la cottura di fatto c'è dentro tutto cotto. Allora, mentre attendiamo che il pesce venga pronto, cominciamo a condire le patate, perché poi dopo mescoleremo tutti insieme. Sì. Quindi la paprika, che è dolce in questo caso, se amate i sapori piccanti invece potreste mettere anche un po' di sapore piccante, il nostro curry. Se i vostri bimbi, la vostra famiglia è abituata ai sapori speziati, potete abbondare. Se invece sono ancora un po' timidi su queste cose, allora state un pochettino più indietro. Procedere gradualmente. Tra l'altro, il curry è disponibile in tante gradazioni, uh-huh, perché curry è il sinonimo di masala, che è il termine hindi che identifica queste miscele, sì, e in India tradizionalmente esiste un curry per ogni tipo di pietanza. Sì, è vero, sì. Per cui c'è il curry che serve per condire il riso, il curry che serve per le verdure, il curry che serve per la carne, ci sono anche i curry per i dolci. Quindi questo potrebbe è un piatto vagamente orientale, di ispirazione, sì, orientale. Ispirazione orientale comunque c'è. Sì. E questo rientra tra i senza? Allora, questo è senza glutine senza e senza glutine uova, perché senza non senza uova. Beh, anche senza zucchero, anche se non è un, sì, dolce, quindi quello. Però è sì, volendo, per essere precisi, non c'è zucchero qui. Allora, qui abbiamo la nostra preparazione a base di pesce, sì, e piselli, quindi adesso dobbiamo schiacciare un po' in modo da rendere, perché queste polpette non frulliamo tutto, perché a volte è giusto anche avere delle consistenze un pochettino meno lisce come siamo, diverse, no? Sì, siamo abituati di solito, invece questa ha una consistenza più granulosa.
Quindi cosa frulli? Soltanto... No, adesso mescoliamo tutto, non c'è bisogno di frullare. Ah, okay. Per cui andiamo a mescolare tutto in questo. Anzi no, scusate, facciamo qua che c'è più spazio. Sì. Ho cambiato idea, perché così vedete anche meglio. Quindi mescoliamo le patate con il nostro pesce, intanto così facciamo intiepidire, posso metterci anche le mani dentro per fare le polpette senza ustionarmi. Ecco, se invece preferite avere una consistenza più liscia, perché magari ci sono bambini piccoli che sono un po' noiosi con i pezzi, abbiamo sempre il mini pimer che ci aiuta, oppure il robot, e possiamo mettere dentro tutto. Però secondo questo me è molto più saporito. Mm-hmm. Sì, questo ognuno poi decide in base ai commensali che ha. A questo punto andiamo a fare l'aggiunta del succo di zenzero. Allora, abbiamo grattugiato lo zenzero, sì. Prendiamo un colino che dovrebbe essere rimasto qui, ci vuole un colino a maglia fine come quello del tè. Andiamo a mettere dentro il colino la polpa di zenzero grattugiato e vedete che lo zenzero è estremamente succoso. Non si direbbe guardandolo, ma invece una volta macinato e rende tantissimo dal punto di vista del succo e si diffonde molto meglio. Vedete com'è fibroso? A me personalmente non piace molto trovarmelo sotto i denti, preferisco avere questo aroma molto delicato e piacevolmente piccante, come con un aroma anche vagamente di limone. I telespettatori non potranno sentire il profumo, ma piuttosto che immaginarlo, spero che rifacciano queste ricette. Allora, una curiosità ti chiedo e poi se riesci a ultimare un po' velocemente, abbiamo sì. solo 5 minuti e avevamo in programma di fare dei dolci. Sì. Non so se ci riusciremo, però per quanto riguarda lo zenzero, io ho trovato ricette dove dicono che se lo zenzero è biologico si può anche non sbucciare. Tu lo sbucci per questo tipo di preparazione o consigli di farlo sempre? In questo caso non era biologico, quindi l'ho sbucciato per quel motivo. Sì. Quando devo però realizzare il succo, la buccia mi impiccia un pochino, mentre invece lo grattugio più velocemente certo. senza buccia, però è solo una questione tecnica, se fosse sì. biologico potrei lasciare anche la buccia. Sì, okay. Del resto per esempio sì, va spazzolato, sciacquato, mm-hmm. O se no lo possiamo utilizzare con la buccia tagliando la rondelle, per esempio per metterlo nelle tisane, mm-hmm. che è questo quell'uso che per cui maggiormente da noi è conosciuto lo zenzero. Ecco, questo è il nostro impasto delle polpette, adesso velocemente ne prepariamo giusto due. Un paio. La forma anche questa, io scelgo questa leggermente oblunga e la rotoliamo semplicemente dentro la nostra panatura, che gli darà anche un bel colore giallo, quindi le nostre polpette saranno allegre, vivaci, sì, e molto profumate. Intanto che finisci la preparazione, dici due cose, prima abbiamo accennato della colazione, un paio di cose sulla sì. colazione, riusciremo a fare velocemente una preparazione, ma poi insomma i telespettatori possono... Dopo poi possono prendere il libro anche. Il libro, per guardare le riviste su cui tu scrivi. Sì. Online? Sei anche online? Non ancora. Prossimamente. Sì, questo è un impegno per i prossimi mesi, a dire la verità è un anno che mi trascino questo impegno, ma quest'anno è l'anno giusto per fare il blog. Va bene, allora ci racconterai. Online. Allora, le nostre polpette sono pronte, prendiamo una piastra, mettiamo un goccino d'olio e poi appena la piastra è calda facciamo dorare le nostre polpette. Ecco, questa preparazione a casa, per chi preferisce, la può fare nel forno. Nel forno. Sì. Non è necessario friggere per l'immersione, anzi non è proprio previsto in questo tipo di ricetta, è sufficiente che ci sia un goccio d'olio sotto e un goccio sopra, comunque una quantità minima, e per questo tipo di frittura io utilizzo sempre l'olio extravergine d'oliva. Ok. Passiamo Facciamo allora alla preparazione. Facciamo velocemente un milkshake, perché sì, i minuti sono pochi. Perché questa è una preparazione veramente speedy. Sì. Devo solo mettere il frullatore. Sì. Qua abbiamo intanto i nostri frutti di bosco. Sì. E il latte di riso. E qui abbiamo dei latti. Scusate un attimo, aiuto, che non voglio fare dei danni. Tiriamo via. Allora, gli ingredienti? Gli ingredienti sono, non abbiamo latte in questa ricetta e non abbiamo zucchero. Queste sono senza latte, allora, lattosio poi, che è latte di cocco, di
Tanto dobbiamo dare un'occhiata anche lì. Polpette, ma che van girate. Posso rendermi utile? Sì, c'è la pala lì per girarle. Okay, secondo me ci vuole ancora un attimo prima di girarle. Allora, aiutati anche con. Allora, latte di cocco, che è quello che dà cremosità e quella sensazione quasi burrosa. E poi è dolcissimo il latte di cocco. Ed è abbastanza dolce. Poi c'è la dolcezza del latte di riso. Poi abbiamo i nostri frutti rossi, in questo caso lampone e poi la banana. Quindi insomma in questo caso tu ti sei aiutata con questi due latti che dicevi, il cocco e il riso, intanto li giro, per non dover aggiungere lo zucchero, perché spesso, soprattutto i bambini, quando si dà un frullato, una bevanda di questo tipo, vogliono lo zucchero. Un'altra aggiunta per renderlo ancora più gradevole come sapore è un po' di vaniglia, mi vedete qui ho la bacca di vaniglia. Che e metto la taglio e estraggo i semini, che così sarà ancora più gradevole come sapore. E se vogliamo un pochettino di miele, in questo caso è miele d'acacia, ma veramente una piccola quantità, considerate i bicchieroni che ci verranno fuori. E si frulla. Ecco, se fosse estate potremmo congelare la banana per avere un effetto più denso, quindi più denso, quasi gelato, si fanno anche i gelati anche in questo modo. Secondo la medicina cinese non è mai bene utilizzare delle cose ghiacciate, perché il nostro stomaco ama il tepore in qualunque stagione dell'anno, quindi soprattutto poi se parliamo di bambini, quindi sarebbe bene non... È una ricetta velocissima, è sufficiente. Questa può essere una buona colazione e anche completa. Una ricetta che si presta a essere utilizzata per la colazione o se no per una merenda ricca. Vedete che è comunque bella consistente. Ecco, qui sono tante porzioni però. Sì, quindi abbiamo fatto Si può conservare in frigorifero per il giorno successivo? Sarebbe meglio consumarla abbastanza velocemente per non perdere tutte le proprietà dei frutti rossi, che sono abbastanza labili. Poi se lo vogliamo decorare possiamo mettere anche qualche lampone e lo serviamo poi, se sono i bambini ovviamente, con le cannucce per renderlo... E questo è perfetto per una colazione soprattutto della stagione calda. E anche veloce. E anche molto appena veloce. Appena sveglia a volte non si ha... Sì, qui se ci sono gli ingredienti sufficienti abbiamo visto che ci avremmo messo un minuto e mezzo a realizzarla. Quindi ed è una ricetta che è perfetta anche per chi ha intolleranza al lattosio. Esatto, senza zucchero e senza latte. Molto adatta anche per chi fa attività sportiva questa. Perché dà energia. Le nostre polpette saranno quasi pronte. Possiamo impiattare anche loro. Ce le vedo bene adesso, non oggi, comunque magari adesso prepariamo i nostri telespettatori con un po' di verdura fresca che tu l'avevi prevista, ecco poi mi piace molto questa barchetta, che carina, e quindi la mettiamo. E quindi questa da dove viene, questa bella barchetta? Questa è una barchetta fatta con le foglie di banano che si trovano ormai abbastanza frequentemente per i finger food. Ma quindi tu l'hai acquistata già fatta? Sì, quest'anno non sono così brava. E voilà. E queste sono le nostre polpette pronte per essere gustate. Dove sono finite le nostre chicche? Riprendiamo anche le chicche. Togliamo il milkshake, lo mettiamo lì a fianco. Ecco, questo qua lo mettiamo vicino alle chicche perché è un ingrediente. E poi qui c'è il nostro milkshake che abbiamo preparato per la colazione. Ecco qua. E su questa bella immagine di tutto quello che Elena ha cucinato oggi per noi, non è venuto il momento dei saluti, quindi io ringrazio di cuore Elena Tritto. Io ringrazio voi per il vostro lavoro, per la vostra ospitalità in trasmissione. E che dire, sicuramente ci rivedremo ancora. E ringraziamo anche i nostri telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Grazie per l'attenzione. Buona serata. Buona serata. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And
and I seem to find the happiness I seek. When we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. When we're all together dancing cheek to cheek.